all'inizio la prodezza di Cervo, ma poi subito alla ripresa il gol di Ceccaroni e poi questa odissea, diciamo, all'inizio il Sud Tirol che si è fatto vedere nella nostra metà campo e poi è partito il nostro assedio verso l'area di rigore, verso la porta del Sud Tirol, questo assedio che alla fine è finito bene perché il gol bellissimo di Aurelio è stato di nostro aiuto perché ci ha fatto vincere questa partita in rimonta, una bella partita, un buon Palermo e che dire, sempre Forza Palermo. Già, se guardiamo le statistiche di oggi, calci d'angolo, tiri in porta, questo è il risultato che dovevo uscire oggi e ce l'abbiamo fatta, quindi il massimo risultato che doveva arrivare è arrivato, quindi con una vittoria del Palermo. Una squadra che si è presa le sue responsabilità fino alla fine, anche in un momento difficoltoso, perché subito nella ripresa abbiamo segnato, però poi c'è stato un momento di impasse per entrambe le squadre in cui l'insistenza del Sud Tirol poteva mandare in tilt il Palermo, che invece ha ripreso le redini. Gli ultimi 15 minuti ha attaccato tantissimo, il gol lo meritavamo. Se fa queste partite e i giocatori che entrano soprattutto mettono quell'impegno che hanno dimostrato di mettere e portare a casa i 3 punti, che ben venga, e se non lo capiamo noi, pazienza, gli allenatori hanno una visione completamente diversa da quella nostra, che siamo belli seduti comodi qua sul divano.